riportare nell'attualità antiche tradizioni forti di significato e simbologia, trasferire nell'era moderna un'attività che non è solo formale ma vuole essere di impatto sociale, partendo dalla celebre massima di Francesco Bacone, e cioè sapere e potere. La libera muratoria e il Grande Oriente d'Italia non sono inutili accademie del sapere saputo. Conoscere è potere, sapere è potere, vuol dire quindi essere pronti al dialogo, pronti a confrontarci, pronti ad essere aperti alla discussione. Il metodo del confronto è il metodo della libera muratoria. È stato ospite proprio a Trani il gran maestro Stefano Bisi dell'Ordine del Grande Oriente d'Italia, che può contare su oltre 200 anni di storia e numerosi celebri aderenti. L'occasione è stata propizia per festeggiare i 10 anni di vita della Loggia Ben Salem, che ha sede proprio nella città di Trani. E la Loggia Ben Salem pensa all'attualità e al futuro con iniziative culturali, la pubblicazione di libri e anche con raccolte per la solidarietà. Durante la serata anche una tavola architettonica del secondo gran sorvegliante Pasquale La Pesa, dal titolo latino Tantum possum quantum scimus. Trani non aveva una loggia dal 1925, quando le squadracce fasciste riuscirono a mettere fine a questa esperienza straordinaria del libero pensiero, ma oggi la Ben Salem, la rispettabile loggia Ben Salem qui a Trani, non è soltanto la cura del passato, ma come certamente avrete avuto modo di osservare stasera, è proiettata verso il futuro, con le iniziative di solidarietà all'esterno, con quella che è la sua attività all'interno nei confronti dei suoi associati, tesa al miglioramento e al perfezionamento di uno dei suoi associati. Lavori chiusi con l'esibizione di Pier Giorgio Del Nunzio al pianoforte assieme alla soprano Giorgia Cinciripi, oltre alla presentazione di un progetto sociale della Loggia Ben Salem che ha previsto un contributo in beneficenza per permettere l'avvio di un progetto di clown terapia dell'associazione tranese Il Treno del Sorriso. Ci permetteranno di fare un corso di formazione, di partecipare a un corso di formazione per arricchire le nostre conoscenze, le nostre competenze e quindi essere sempre più formati e pronti a poter affrontare le corsie di ospedali.